Siro, accento di gusto, Sava, via Duca d'Aosta 15, una nuova realtà per Sava e per tutta la provincia di Taranto e non solo. Siamo con il titolare Silvio Buttazzo. Ecco Silvio, descrivici questa nuova attività commerciale già questa sera in occasione dell'inaugurazione, un grande successo. Proprio si è curiosi e vogliosi di gustare le specialità che tu proponi in un ambiente estremamente raffinato e tecnologico. Allora Silvio, com'è nata questa idea intanto? Allora, intanto ti ringrazio per tutti i complimenti che mi fai. È la verità. Ecco, Siro è un'esigenza dopo tanti anni di lavoro di mettere insieme tutte le idee e far vedere un po' tutto quello che è il mio percorso di esperienza lavorativa. C'è molta attenzione nei dettagli, nei prodotti che utilizziamo, dicevo poc'anzi a degli amici che ci sono venuti a trovare, molta attenzione sulla selezione delle farine, attenzione su come andiamo a fare il nostro impasto, che risulti poi digeribile, scioglievole, ma anche di qualità, al pomodoro, alla mozzarella, a tutti i prodotti che utilizziamo. Siro è anche un drink list, aperitivo. Siro è anche degustazione di salumi locali. Siro è anche carta vini. Siro è anche un modo per trascorrere una serata in modo poco impegnativo. Ecco, parliamo di qualche specialità, innanzitutto le pizze, tu sei un maestro, grazie, degno della migliore scuola napoletana, fai i corsi quindi. Io vi ringrazio e saluto il mio presidente Antonio Giaccoli, io sono presidente dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. La specialità è la pizza napoletana, la mia pizza contemporanea è un modo diverso di fare la pizza, fatta con prefermenti e una cura della materia prima, ma proprio maniacale quasi. Maniacale, mi hai tolto proprio il termine dalla bocca. Ecco, altri prodotti che certamente, perché questo Siro, intanto perdonami, mi viene un così una domanda, mi sorge una spada, perché Siro, da dove è nata l'idea? Il nome è nato da solo, io mi chiamo Silvio, mia moglie si chiama Roberta. Quindi avete fuso. Quindi in pizzeria si sentiva Siro, ha detto allora Siro e vede e il poi questo accento di gusto che esalta il gusto. Sì, infatti vi invito a venire al Siro a provare le nostre prelibatezze, veramente. Ecco, poi abbiamo visto anche una struttura davvero all'avanguardia, è molto ben distribuita, grandi spazi all'esterno e all'interno. Assolutamente sì, perché la location del Siro permette tanti spazi all'esterno. Tanto la centralità del posto. Sì, noi ci troviamo a Sava in via Duca d'Aosta, nel centro, nel cuore di Sava. Abbiamo la possibilità di mangiare una pizza nella location esterna o d'inverno o anche adesso che fa caldo con i climatizzatori all'interno. Chi vuole magari una maggiore riservatezza. Certo, sia all'interno che all'esterno. Quindi Silvio, come dire, un modo certamente per fare impresa ma anche per far crescere il territorio, perché questa sarà la meta non solo dei savesi, come è giusto che sia, ma come dicevo poc'anzi, per tante persone che vengono da Taranto, dalla provincia di Taranto, ma anche turisti. Cioè, voglio dire, siete altamente competitivi con standard che, lo dico per esperienza, si vedono solo in grandi città d'Italia. Tu ci segui da anni, attraverso i corsi ci segui da anni. Io mi ritengo molto fortunato perché da noi vengono un po' dappertutto, un po' dalla provincia di Lecce, un po' da Taranto, un po' da Brindisi, vengono dappertutto. E questo per noi è un motivo d'orgoglio, ci seguono veramente tanto. Non dimentichiamo che avevo due locali, il da Silvio al Joyce e la piazzetta Joyce, che mi hanno sempre dato degli ottimi risultati, però ho deciso di chiudere i due locali e di concentrare tutto in un unico, nel Siro, dove troverete entrambe le cose, dove c'è da una parte il delivery, da una parte il da Silvio, dove comunque c'era la seduta al tavolo e la possibilità di mangiare una pizza seduti. Però guardate, alla fine dico sempre una cosa, la qualità è quella che premia sempre. Io invito i telespettatori a venire a gustare la nostra pizza perché sono sicurissimo che ne rimarranno soddisfatti. Un'occasione per concludere, anche per dare lavoro a tante persone, vedo tanti giovani, un modo, dicevo, per far crescere il territorio,
un atto di coraggio, perché in un momento difficile, siamo reduci, usciamo dalla pandemia sperando di non tornarci più, beh, un atto di coraggio, uno scatto di orgoglio, uno scatto di reni. Assolutamente, usciamo da un periodo bruttissimo, uno dei più brutti della storia, dell'ultimo millennio. Il coraggio non deve mancare, la pazzia non deve mancare. Sana pazzia. Sana pazzia. D'altronde nella pazzia c'è genialità. Beh, non dormi la notte, perché veramente quando torisci idee geniali. Porti avanti progetti del genere, sono veramente tanto impegnativi, però ti dico che le soddisfazioni arrivano quando c'è un gruppo di giovani che, come il mio staff, che mi supporta in tutto e per tutto, perché poi da soli non si va da nessuna parte. Se non c'è un team di persone professionali, se non c'è un team di persone che vogliono crescere e si mettono sempre in discussione, poi alla fine non vai da nessuna parte. Io ho la fortuna di avere un grande team, una grande passione e spero un grande locale. È una certezza. In bocca al lupo, Silvio. Grazie.